riesce a portare solo 0-0 le partite e poi i giocatori della sblocca. Io sono contento oggi, sono molto contento perché questo qua è un campo difficile. L'avversario si è dimostrato un avversario tosto sul piano della fisicità e della tenuta di campo. Anzi, direi che un tempo ha avuto anche una buona palla per far gol, è stato molto bravo da lì. L'altra abbiamo avuta noi dall'altra parte, per un tempo molto equilibrato, però dove ci stava lo 0-0, onestamente 1-1, da come volete, insomma. Però il campo era molto brutto di fondo, un campo difficile, dove era difficile pareggiare di più, soprattutto all'inizio, perché poi l'avversario magari prima mezz'ora c'ha più gamba e riesce anche a soffocare qualunque tentativo di giocare a terra. Poi a fine primo tempo io avevo detto ai ragazzi di stare tranquilli e di soprattutto guardare di non prendere gol, perché poi noi i colpi per fare gol li abbiamo a disposizione e sono tanti. Quindi una volta è uno, una volta è l'altro, una domenica sta bene uno, una sta bene l'altro. Penso che secondo me abbiamo approcciato molto bene il secondo tempo, cercando di giocare qualche mezza palla più a terra senza esagerare, però per sfruttare al massimo magari anche le qualità tecniche, non soltanto a metterla solo sulla fisicità. E io gli ho detto ai ragazzi, ero solo un po' arrabbiato perché un paio di situazioni di palle inattive nel primo tempo le ho sfruttate male, ed era una partita e gli ho detto che lo sblocchi con un colpo con la palla inattiva, altrimenti te la porti solo 0-0 fino al 90. Non abbiamo trovato la palla inattiva, non abbiamo trovato il colpo, non abbiamo trovato un gran gol. È chiaro che poi una volta che vai in vantaggio diventa un'altra gara e diventa più facile per te e diventa più complicato per il avversario per il tipo di partita che avrai portato. E poi chiuderla subito è stato fondamentale, perché comunque è un avversario che ha la fisicità e la struttura anche sulle calci d'angolo, sulle penalti per metterti in difficoltà anche nel finale. Invece il doppio vantaggio chiaramente ti dà un minimo di possibilità di respirare in più. E direi che l'abbiamo fatto bene, perché adesso insomma se dopo andiamo a vedere il rigore al 95esimo, quindi insomma siamo arrivati a dove forse non so neanche se c'era. Appunto, a parte questo, siamo arrivati al 95esimo, secondo me gestendola bene anche il vantaggio, perché l'abbiamo commentata bene, non abbiamo esagerato nel cercare la giocata individuale, ci siamo fatti far fare quando serviva. È una squadra che è rimasta in partita così 2-0, non si è lasciata andare, quindi questo va a valorare ancora di più il nostro.